Salve, siamo con Alberto De Santis, presidente della Camera Penale del Piemonte della Valle d'Aosta, e vogliamo parlare un po' della vicenda, chiamiamola così, riforma del processo e oggi anche riforma dell'ordinamento Bonafede. Targhiamola e poi vediamo se è possibile targarla. Io parto subito facendo una premessa, Alberto, cioè. Non ci addentriamo troppo nelle diverse questioni tecniche che questa vicenda ci propone, quanto tentiamo di darne una lettura di carattere politico. E allora la prima domanda, che forse dovrebbe essere l'ultima, ma può introdurre bene l'argomento, alla fine, avendola in mano questa riforma, anzi, questo disegno di legge delega e quindi qualche cosa di molto sfumato rispetto a quello che potrebbe diventare, che possiamo dire? Abbiamo strappato un pareggiaccio, abbiamo vinto 1-0, siamo stati sconfitti. Qual è l'esito intanto allo stato della vicenda, a metterla in termini calcistici? In termini calcistici, per me è sempre una difficoltà perché sono tifoso di una squadra che tende a perdere. Vabbè, però gustosa. A prescindere da questa battuta, mi sento di dire che per sottrazione abbiamo raggiunto un buon risultato perché alcune delle proposte tra le peggiori contenute nel documento ANM e anche nei 32 punti di buona fede rimangono fuori, però entrano sia cose che già sapevamo che sarebbero entrate e sia altre cose nuove che sono, a mio modo di vedere, orrende. Penso per esempio all'esercizio dell'azione penale modulata con una decisione politica del capo dell'ufficio e che decide le priorità. Il procuratore capo potrebbe decidere le priorità. Esattamente codificando in qualche modo quello che era in origine la circolare Maddalena e poi diventata la circolare di Mezza Italia, e che è molto pericolosa perché consente al procuratore capo, che peraltro nella riforma ordinamentale proposta da Bonafede ha persino il potere di nominare i propri procuratori aggiunti, quindi consente al procuratore capo di scegliere i suoi aggiunti e di decidere quando e come esercitare l'azione penale. Sostanzialmente introducendo una forma surrettiziamente introducendo una forma di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale che secondo me è proprio inaccettabile. Questo è un primo passaggio. Questo aspetto qua era fuori, diciamo, dal tavolo delle trattative, invece ce lo siamo ritrovati nel disegno di legge, nella proposta Quindi di disegno. fermiamoci su questo. Tra l'altro, questo è proprio eterogeneo rispetto a quello che si era trattato a quel tavolo. È il frutto dello scandalo CSM, se possiamo dire in una qualche misura, l'anticipo di quello che poi hanno inserito da ultimo rispetto a questa faccenda. Anche questo è criticabile dal tuo punto di vista, cioè il fatto di avere, come dire, messo nel treno della riforma che aveva comunque un'interlocuzione con i soggetti ANM, Associazione dei Penalisti, CNF e tutto il resto, qualche cosa che non si era proprio discusso e neppure affrontato. No, lui ha messo insieme alcune delle conclusioni a cui era giunto quel tavolo con altre, ne possiamo vedere se avremo il tempo, altre novità sotto un profilo strettamente processuale e poi aggiungendo una riforma dell'ordinamento giudiziario, peraltro molto complessa, molto articolata e a mio modo di vedere devastante, sia nella composizione del CSM, nell'elezione del CSM con il sorteggio, con un'introduzione di un mix di sorteggio e elezione. In questo ANM ha ragione di denunciarne subito l'incostituzionalità, perché i magistrati eletti al CSM appunto devono essere eletti da Costituzione, il 104 mi pare della Costituzione, sia in altri profili, poi alla fine introdotto persino una forma di whistleblowing per i magistrati, consentendo al Presidente del Consiglio dell'Ordine locale, nostro ordine, di fare delle segnalazioni su comportamenti scorretti dei magistrati, nascondendosi
dietro al whistleblowing, come se l'avvocatura non avesse il coraggio di denunciare irregolarità o comportamenti addirittura illeciti di un magistrato. Io lo trovo persino offensivo, francamente, per la nostra categoria, dover se ne abbiamo bisogno del whistleblowing per dire le cose che pensiamo, fa riflettere. Siamo messi male. Siamo messi molto male, sì. Il whistleblowing è un, come dire, una sorta di fissa del movimento di buona fede, di buona fede in particolare, perché lo tira fuori per quale? Devo dire, è una riforma che era stata introdotta per i dipendenti pubblici, anche inserita nel decreto legislativo 231 tempo fa, e non direi non da questo governo, direi precedentemente nella sua, anzi sicuramente prima di questo, della nascita di questo governo. E sai, come sai, è una forma di delazione protetta, che peraltro è una protezione anche che ha le gambe corte, perché ovviamente quando poi nasce un procedimento disciplinare o un procedimento penale, il delatore, l'accusatore, insomma, se non voglio nemmeno, magari anche attendibile, la sua identità viene svelata, per cui è anche un anonimato ridotto in una prima fase della denuncia, quindi anche un po' una presa in giro per lo stesso accusatore, che crede magari di essere protetto dall'anonimato, ma poi non lo sarà nella fase processuale, perché correttamente c'è anche qualcuno, compreso un magistrato. Dico fissa di buona fede dei 5 Stelle, perché era nel loro programma l'allargamento proprio di quello che aveva introdotto la legge Severini. Sì, esatto. Questo è, diciamo, un primo punto critico. Ce ne sono altri che vedi appunto nel pacchetto finale? Guarda, uno che vedo è la riforma dell'appello, e non dico tanto nella introduzione della Corte d'Appello in composizione monocratica per una serie di reati, cioè tutti i reati di competenza del giudice monocratico in primo grado, salvo alcune eccezioni che adesso, proprio perché la nostra non è una chiacchierata ipertecnica, tralascio, ma soprattutto per il rito dibattimentale in sede di appello. Si introduce sostanzialmente per l'abbreviato la regola del rito camerale non partecipato, salvo la richiesta della parte di discutere i motivi d'appello. Quindi la regola per gli abbreviati sarà quello di un appello a rito camerale non partecipato, con uno svilimento della funzione difensiva, uno svilimento del contraddittorio, l'oralità del contraddittorio nel merito, perché poi insomma ricordiamo noi stessi che in appello si discute della prova, non si discute soltanto di una questione giuridica, il più delle volte si discute della prova, introducendo invece un rito camerale non partecipato sul consenso invece delle parti nei casi in cui invece l'appello provenga da un dibattimento pubblico in primo grado. Ma noi sappiamo che questa è una forma di codificazione di prassi distorte che esistono già in tante corti d'appello, in cui i giudici, il presidente invita, a Milano per esempio è una regola, invita sostanzialmente i difensori a richiamarsi ai motivi d'appello, con un invito che ha anche tanti significati che noi nel rapporto con la magistratura conosciamo bene, perché sai bene che se poi ti impunti a discuterla rischi di creare un attrito che magari non giova nemmeno al tuo cliente, e quindi inevitabilmente la tua una libertà nella scelta processuale, fammi dire, un po' limitata, perché alle volte sei indotto in qualche modo verso questa direzione, per non parlare ovviamente di tanti difensori d'ufficio, magari anche purtroppo di formazione civilistica, che ovviamente rischiano di essere ancora più supini a certe prassi. Questa non sarebbe più una prassi, ma sarebbe una legge. Al di là di questo, però, la diciamo riduzione della collegialità, cioè l'attacco alla collegialità, cioè il fatto che comunque l'appello, soprattutto quando proviene da un giudizio che è monocratico, poi si trasformi in un appello monocratico, non è di suo anche quello un problema? Cioè noi abbiamo difeso storicamente sempre la collegialità, a suo tempo fummo molto critici anche con l'allargamento della competenza del giudice monocratico addirittura, quindi già questo, indipendentemente dall'altro aspetto che hai invece illuminato, non è un problema?
Guarda, fosse incastonata la riforma dell'appello con un allargamento, anzi con l'introduzione per la prima volta del giudice monocratico in appello, in una riforma rispettosa del diritto di difesa, rispettosa del contraddittorio, anzi con addirittura un'estensione del diritto alla prova in primo grado, con una riforma per esempio del 507, cioè un ritorno alle origini del processo accusatorio, io mi sentirei di dirti che potrebbe anche avere un suo senso, potrebbe avere un suo senso. Io non sono uno, ma questa è un'opinione mia, non sono un sostenitore della collegialità come la soluzione di ogni male. Tante volte ho l'impressione, nella mia esperienza, che il giudice relatore, che è quello che ha studiato la sentenza, che ha letto la sentenza, che ha studiato i tuoi motivi d'appello, magari potrebbe essere anche più propenso a cogliere i tuoi motivi d'appello, e tante volte i giudici che invece si limitano, i due giudici che invece si limitano ad ascoltare la relazione e poi a decidere, temendo un innamoramento da parte del giudice relatore, dei motivi del difensore, siano poi quelli che tante volte hanno la funzione un po' di riequilibrare le sorti del giudizio in senso più favorevole alla conferma della sentenza. Queste sono impressioni, gli avvocati, sai bene, viviamo anche tante volte di queste impressioni. Quindi io non voglio dire, quello non lo trovo un aspetto per forza liberticida o comunque limitativo di un giudizio equo ed equilibrato. Lo è fortemente se associato a questa forma, più o meno come regola per l'abbreviato, con eccezione se chiedi di discuterla, e al contrario ti chiederanno di rinunciare al rito camerale partecipato e quindi a discutere sui tuoi motivi in caso di dibattimento, quello lo trovo molto più grave. Quindi associato al rito camerale è tremendo. Non fosse associato a questo rito camerale non partecipato e in un contesto diverso di riforma più organica, non sarei così pregiudizialmente contrario. Senti, diamo una valutazione di cornice, di una valutazione generale. S'era detto, interloquire a quel tavolo serve intanto a evitare alcune derive che partivano anche dalle proposte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Cioè, non dimentichiamo, tu l'hai ricordato anche in un convegno, che poi, come dire, la faccenda si innesca su una proposta di ANM che noi l'Unione delle Camere Penali ritenemmo giustamente irricevibile, perché era contrappuntata da soluzioni che assolutamente non ci piacevano, e l'obiettivo politico era quello, come dire, di mettere in fuori gioco questa roba per potersi invece concentrare, magari con l'accordo dell'Associazione Nazionale Magistrati, su qualche cosa che poteva essere invece utile. Questo qualche cosa di utile era in primo luogo un allargamento dell'istituto del patteggiamento e soprattutto l'eliminazione di preclusioni oggettive e soggettive al patteggiamento, e anche uno sfondamento del limite di pena applicabile col patteggiamento. Questo è stato rimosso, da quello che abbiamo capito, dopo averne discusso a quel tavolo e anche essere arrivati ad un punto che era un punto di condivisione di questa proposta, scompare invece nel documento che viene licenziato dal Ministero. Su questo che dici? Sì, è un dato obiettivo. L'accordo era su queste tre macro aree, un accordo per modo di dire, perché era un accordo, fammi dire, più sui contenitori che non sui contenuti. C'erano pochi contenuti, diciamo, declinati. Uno di questi era proprio il patteggiamento allargato fino, mi pare, 10 anni. Attenzione, non c'era un documento scritto finale, era un accordo così verbale. L'altra area, assolutamente mi pare non toccata dalla riforma, era la cosiddetta depenalizzazione, che poi per loro è una parolaccia, quindi non bisognava tanto utilizzare questo termine, forme istintive del reato, come quelle che già esistono per le contravvenzioni, addirittura prima con quelle ablazioni amministrative, no? Che estinguono il reato prima ancora dell'inizio del procedimento penale. Anche qui non c'è traccia, mi pare. C'è un richiamo alla riforma delle sanzioni delle contravvenzioni, come se fossero quei processi lì quelli che ingolfano i tribunali italiani. Sulle riti alternative hai perfettamente ragione, hanno abbandonato, credo per ragioni legate
legate ai loro rapporti con la Lega. Le dinamiche interne, dinamiche interne della Lega. Questo governo, diciamo, bifico per certi aspetti, non sono o bipolare, se vuoi, anche nel senso che sono due governi in uno, per cui inevitabilmente non si sono accordati su quel punto. Rimane l'abbreviato esteso, diciamo, sostanzialmente, che io non lo trovo malaccio, nel senso che è esteso al di là del profilo dell'economicità processuale. Poi bisogna vedere come viene effettivamente cristallizzato poi nel decreto legislativo, se mai ci saranno i decreti legislativi, poi magari parliamo di fuffa. Però lì si parla di rilevanza della prova, novità della prova, e viene meno il principio dell'economicità. Questo era un altro tema che era stato oggetto di questo accordo e che è rimasto, mentre è stato espunto, diciamo, l'aspetto patteggiamento. E invece il terzo altro tema è quello dell'udienza preliminare, che invece è rimasto con questo rafforzamento che io trovo, a me non piace, lo dico con un dissenso che ho espresso anche al Consiglio delle Camere Penali, lo abbiamo fatto come Consiglio Direttivo della nostra Camera Penale in un documento presentato al Consiglio delle Camere Penali di Bari sul finire dello scorso anno. Nel senso che noi siamo sempre più scettici verso la funzione stessa dell'udienza preliminare, che non ci piace, che riteniamo inutile, che salvo introdurre delle forme di udienza preliminare utili soltanto a risolvere questioni di competenza territoriale, questioni di utilizzabilità, di nullità, di notificazioni, cioè pensare a un'udienza preliminare come una sorta di udienza filtro dove risolvere tutte le controversie più processuali, il giudizio di idoneità, vuoi prognostico, vuoi diagnostico, vuoi puoi ricambiare 425 8000 volte con sintassi creative, semantiche innovative, puoi fare quello che vuoi. Poi alla fine il giudice, se non è quello, non chiedi al giudice di decidere sulla colpevolezza, il giudice non si interessa di quel fascicolo in linea di massima il più delle volte e trasmette gli atti con il decreto che dispone il giudizio. Secondo me questo è un dato di fatto, con il rischio, se vogliamo, oggi con questa regola più rigorosa di arrivare a dibattimento con una precondanna, perché se vuoi il criterio... Mi fa venire in mente le opinioni critiche di Paolo Ferrua, che diceva più o meno la stessa cosa, cioè attenzione che nel momento in cui chiediamo questo all'udienza preliminare rischiamo l'ordinanza di rinvio a giudizio, cioè rischiamo una prevalutazione che poi torna negativamente invece nello sviluppo del giudizio. Sì, poi c'è un altro aspetto, se vuoi meno tecnico ma più fondato sulle nostre esperienze. La sezione GIP-GUP è una sezione di magistrati che vive a stretto contatto con la procura, innanzitutto per l'applicazione delle misure cautelari, sulle richieste di misure cautelari del pubblico ministero. E quindi una sezione che per sua natura è più vicina alla procura e più lontana al giudice del dibattimento. Nell'esperienza abbiamo visto tante volte gli stessi magistrati, quando passano dalla sezione GIP-GUP, arrivano a dibattimento, cambiare anche nei criteri di giudizio, anche sulla prova e sulla responsabilità. Io preferisco fare un abbreviato a dibattimento che non fare un abbreviato davanti al GUP il più delle volte. Ecco, quindi pensare di abolire l'udienza preliminare, che può sembrare un po' un'eresia, però abolire l'udienza preliminare, pensare quindi di poter formulare una richiesta di abbreviato, fammi dire, in corte d'assise, su un omicidio con una citazione diretta in corte d'assise, io francamente preferirei che non fare un abbreviato su un omicidio davanti a un GUP. Però ecco, la nostra è una posizione un po' eretica, però devo dire che in Consiglio Camerale ci sono state altre camere penali che l'hanno sostenuta. Devo dire che lo stesso Gian Domenico Cagliazza, che poi è rispettoso delle decisioni interne alla propria giunta e al proprio Consiglio Camere Penale, era abbastanza interessato a questa nostra proposta. Tu calcola, infatti, non è un caso che l'udienza preliminare, così come formulata, è una proposta di buona fede ed è una proposta dell'Unione, proprio un punto di incontro tra Unione e
i 32 punti è questo. Non è stato, non mi pare che risultasse tra i punti delle proposte buona fede. Oh, allora arriviamo a una proposta di MM, perdone, sì. Ad una sorta di, come dire, valutazione finale, cioè questo intervento è collegato, politicamente collegato, intendo, al discorso prescrizione. Sì. Nel senso che si è giustificato proprio da parte del ministro, se vogliamo, del governo, anzi, perché qua era d'accordo anche l'altra componente governativa, diciamo, incarnificata non tanto da Salvini quanto dalla Bongiorno, che è un po' il ministro ombra della giustizia per quella parte politica, dicendo si digerisce la prescrizione se c'è una riforma che sveltisce, tra virgolette, il processo penale. E allora, intanto, è plausibile questa lettura della riforma? Cioè, nell'analisi costi-benefici finali, adesso, indipendentemente dal topolino partorito, e che quindi ci porta a dire no, per definizione, ma se non fosse stato il topolino e se fosse stato anche qualche cosa di più significativo, comunque, appunto, l'analisi costi-benefici, qual era la nostra idea di poter, come dire, limitare gli effetti negativi della riforma sulla prescrizione, era plausibile, o comunque, rimanendo ferma quella riforma della prescrizione, quella è comunque un vulnus irrimediabile e qualsiasi riforma non avrebbe raddrizzato? Per me il processo eterno è un vulnus assolutamente ineliminabile, che può essere solo eliminato, non può essere risolto in alcun modo. Cioè non c'è riforma, salvo forse quella di introdurre dei termini di fase a pena proprio di inammissibilità della richiesta di rinvio giudizio, cioè fai le indagini nei 6 mesi, un anno, se no non puoi nemmeno rinviare giudizio, cioè fai delle termini di fase con delle sanzioni processuali nette, non così come le hanno fatte con la possibilità di un procedimento disciplinare perché il PM ritarda di due mesi, tre mesi, ma te li vedi i procedimenti disciplinari davanti al CSM per i ritardi dei pubblici ministeri. Peraltro c'è anche la clausola di salvezza, perché si dice salvo che non ci sia negligenza grave, quindi è chiaro che lo puoi spiegare ovviamente col carico di lavoro che obiettivamente tanti pubblici ministeri hanno, per cui lo spiegano, quindi si risolve anche il problema disciplinare, ma il punto non è il diritto del cittadino, il diritto dell'imputato non lo risolvi con una sanzione disciplinare, lo risolvi con una sanzione processuale. Quindi al di fuori della sanzione processuale, che è capace di dettare i tempi del processo, il processo eterno, addirittura con l'assoluzione sospesa di kafkiana memoria, per cui se è emessa una sentenza di assoluzione, il PM fa appello e la Corte d'Appello può fissare 30 anni dopo e quel reato non è prescritto, è secondo me una norma incivile oltre che incostituzionale, e rimane tale, e questa riformicchia ovviamente non sposta minimamente il mio pensiero su questo, ma non credo nemmeno quello della Giunta, che nella prima delibera successiva questa riforma ha detto comunque rimane l'incostituzionalità della disciplina sulla prescrizione. Oh, ma questo segna questo esito, parlo della proposta poi alla fine pubblicata da Bonafede che abbiamo commentato, e tu ne hai sottolineato i punti sicuramente più scabrosi dal punto di vista dell'avvocatura penale, segna un punto sempre parlando di politica e di interlocuzione politica, di che tipo? Con l'interlocuzione appunto con il Ministero e con il Governo. Cioè questo è il Governo che oltre a questo ne ha fatte di altre, e obiettivamente ne ha fatte di altre non condivisibili, perché l'abbiamo dichiarato, dalla legittima difesa in poi all'abbreviato escluso per un certo tipo di reati, ma soprattutto diciamo anche con un messaggio poi dato di un populismo penale che abbiamo commentato e stigmatizzato un sacco di volte, quindi
che cosa avviene da ora in poi? Cioè, a questo punto, qual è la prospettiva politica e nell'interlocuzione con il governo e nella valutazione di carattere generale? Cioè, questo è un punto che segna un momento di svolta o invece si può superare con l'interlocuzione normale? La rendo più chiara la domanda, Alberto. Sì. Dobbiamo andare ai materassi, come si diceva nel Padrino, o no? Ma allora, secondo me partecipare ai tavoli è sempre un bene, perché se non partecipi perdi nel tempo legittimazione. Bisogna vedere cosa ha a dire a quel tavolo. A quel tavolo oggi, se mai si riaprirà un tavolo, ma comunque anche fuori dal tavolo possiamo esprimere la nostra opinione, dobbiamo opporci a queste derive. Sostenere che c'è anche un problema di passaggio parlamentare, perché tra l'altro, come dicevamo all'inizio, questa è una riforma molto, diciamo, di quadro. Poi c'è il rischio che alcune delle cose che comunque potremmo in questo momento dire sono invece i risultati raggiunti, cioè l'accantonamento di proposte governative, tra virgolette, come la abrogazione della reformatio impeius governativa, ovvero perlomeno della parte politica del ministro, sembrerebbero accantonate. Non è detto che poi non risorgano nel corso del dibattito parlamentare, ed è questo il motivo della domanda. Cioè, oggi che dire, che fare, che messaggio mandare al quadro politico? Opposizione e maggioranza non può. È ovvio che dobbiamo scarnificare il disegno di legge pezzo per pezzo e contestare le parti che proprio non le riteniamo inaccettabili. Alcune di queste le abbiamo adesso in questa chiacchierata focalizzate, altre ce ne sono, perché avessimo tempo potremmo parlare persino delle notifiche, perché anche sulle notifiche, il sistema semplificato delle notifiche comunque include anche il difensore d'ufficio, malgrado una deroga tutta però da scrivere nel decreto legislativo, a me preoccupa molto, però adesso non voglio andare. E mi pare che a quel tavolo, per quello che si sapeva, invece proprio su questo, in tema di notifica al difensore d'ufficio, perlomeno si era saputo che si era trovata una soluzione diversa, cioè escludendo il difensore d'ufficio. Escludendo, invece qui ritorna il difensore d'ufficio, fermo restando le garanzie a favore del difensore d'ufficio, che sostanzialmente non è un po' riscritta, lasciando spazio al legislatore delegato a reintrodurre la funzione, diciamo, da notificatore del difensore d'ufficio, con ovviamente degli accorgimenti. Io lo escluderei totalmente, perché quello è nonché va rivisitata, o speriamo nel decreto legislativo messa a punto la notifica al difensore di fiducia dopo la dismissione del mandato, perché il rischio è anche quello, perché poi ti ritrovi, come spesso accade, il domiciliatario di qualcuno con cui non hai più rapporti. Ma il problema non è del difensore, il problema è della conoscibilità del processo da parte dell'imputato. Io direi che la cosa che certamente l'Unione dovrà fare, farà, è quella di contestare punto su punto le cose che non ci piacciono, soprattutto quelle che sono rimaste completamente fuori e invece le vediamo inserite fuori dal tavolo di consultazione. Tavolo di consultazione che forse non va nemmeno sopravvalutato nei suoi esiti politici, perché in realtà è servito, secondo me, utilmente a tenere fuori il peggio. Dopodiché non è che si è concluso improvvisamente, ricordo la nostra delibera anche, diciamo, di monito alla Giunta, di attenzione verso i tentativi dell'ANM di far passare a latere la manina, ce la ricordiamo, alcune proposte. La battuta dal sen fuggita dell'allora presidente dell'ANM, che in un dibattito al comitato centrale, come si chiamava, diceva: vabbè, non vi preoccupate, che poi le cose nostre le facciamo arrivare al ministro per un'altra via. Sì, forse non sono arrivate, quindi da questo punto di vista mi sento di dire che quella politica che io non avevo condiviso all'inizio, avevo criticato, non avendo, devo dire, remore adesso analizzarlo diversamente, forse a qualcosa è servito, cioè è servito effettivamente a stoppare il peggio. Dopodiché il tavolo di trattative si è concluso molto rapidamente, repentinamente in 2 giorni, va bene, grazie, ho capito
cosa volete voi su queste tre aree, lavorerò su queste tre aree, però poi buona fede un po' per gli equilibri politici con l'altro governo Lega, un po' se vuoi per proprie iniziative sue e dei suoi collaboratori ha creato una bozza di disegno di legge che è molto additivo rispetto a quei profili lì e riprende molti dei 32 punti. Riprende molti dei 32 punti che sembravano abbandonati. Su questo chiudiamo diciamo su un altro dei punti politici importanti in questo passaggio, diciamo dalla fine dell'anno scorso ad adesso, che era il rapporto con l'Associazione Nazionale Magistrati, cioè essenzialmente quello che si diceva era attenzione che quel che di buono sta avvenendo è un rapporto con la NM che può portare cose, tipo il rafforzamento del patteggiamento, e può soprattutto escludere cose, tipo la reformatio in peius o la vanificazione della immutabilità del giudice, che pure la NM propone formalmente, e quindi questo è un risultato politico significativo. Ora, su questo risultato politico significativo, come dire, cade una cosa che è molto distante, e cioè la polemica di questi giorni tra ANM e Unione delle Camere Penali, come definirla, in morte di Borrelli. Il fatto è noto, l'Unione fa un, a mio avviso, condivisibilissimo comunicato in cui legge la figura di Borrelli, ma soprattutto l'elegia attorno alla figura di Borrelli, di Mani Pulite, in una determinata maniera, punta il dito e dice guardate che da lì sono venuti guai enormi, soprattutto nello squilibrio tra poteri. La NM reagisce in maniera anche secondo me un po' discinta, nel senso che fa un controcomunicato in cui diciamo urla il suo sdegno per una cosa di questo genere, e quindi in questo momento i rapporti sono diciamo un po' tornati indietro rispetto a quel risultato politico che si diceva. Su questa faccenda qual è la tua opinione, la vostra opinione, se l'avete presa in considerazione? Guarda, proprio oggi abbiamo diffuso un nostro comunicato, poi mi sono dimenticato di mandartelo in anteprima, te lo mando subito dopo, in cui noi, devo dire, esprimiamo solidarietà, mi sembra ridicolo, esprimiamo consenso rispetto alla posizione che ha assunto la Giunta, sia nel contenuto di quel comunicato, sia nella tempistica. Perché francamente non ci sembrava irrispettoso, non ci sembra irrispettoso di un uomo mancato a 89 anni e ci dispiace per lui e per la sua famiglia, ricordarlo per la sua alta formazione giuridica, per il suo alto profilo di magistrato, ma anche per quello che ha fatto, per le posizioni che ha assunto, per quella stagione giudiziaria, è inutile ricordarla, che a noi non è piaciuta proprio nell'atteggiamento che la magistratura requirente aveva nei confronti della difesa, nei confronti della misura cautelare, nei confronti della politica, nei confronti del rispetto degli equilibri costituzionali e della separazione dei poteri. Noi in questa delibera abbiamo ribadito quello che ha già detto la Giunta molto bene, forse aggiungendo alcune considerazioni anche su quel motto resistere, 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 che per me è proprio sintomatico di quello che il magistrato non deve essere, di quello che il capo di un ufficio come la Procura Generale di Milano, all'epoca mi pare fosse procuratore generale, deve essere. Questa è un'opinione nostra, e credo che il rispetto che uno deve avere verso il magistrato lo ha soprattutto senza le ipocrisie del momento, cioè ribadendo quello che uno pensa di una persona quando è viva e ribadendolo con il massimo rispetto quando la persona non c'è più, altrimenti è pura ipocrisia, e io non vorrei mai essere ricordato con delle ipocrisie da chi invece ha sempre sostenuto tesi contrarie alle mie. Trovo molto più rispettoso essere ricordato per anche una distanza di posizioni di politica giudiziaria. Quindi devo dire, l'ho trovato scomposto invece il comunicato di ANM, assolutamente inopportuno, e se qualcuno ha fatto una brutta figura, mi sento di dire l'hanno fatta loro, non l'ha fatta l'Unione delle Camere Penali.
Poi nel merito ne possiamo discutere, possiamo ragionare, possiamo approfondire, ovvio era un comunicato, quindi era sintetico per molti aspetti, insomma si è condensato in un comunicato una riflessione che certamente merita più spazio, ma la politica, anche quella giudiziaria, è fatta anche di segnali chiari, brevi, inevitabilmente sintetici, e poi possiamo continuare a parlare. Credo che ANM oggi, la posizione di ANM, a prescindere dalla questione del dottor Borrelli, sia molto diversa da quella di qualche mese fa. Questa tendenza a una radicalizzazione di certe posizioni che erano del passato. Ma secondo te non si spiega la reazione indignata dell'ANM con anche un tentativo di ricompattare all'interno l'Associazione Nazionale dei Magistrati in un momento in cui i guai loro ce l'hanno anche all'interno? Ma sì, ma si ricompattano per qualche giorno e poi le correnti tornano a crescere, a fluire come capita per le correnti. Per cui non credo, francamente, si ricompattano sulla figura di un alto magistrato che merita comunque sempre anche il nostro rispetto, ma si ricompattano un istante su una piccola polemica, poi per modo di dire si ricompattano, perché ci sono anche segnali diversi. Ti faccio una domanda, Alberto. Quel comunicato che ribadiva alcune delle cose che poi diciamo l'avvocatura penale dice da sempre rispetto a quella stagione di Mani Pulite, in maniera assolutamente conforme proprio ai contenuti di quel comunicato, ma forse più che ai magistrati non doveva essere e non dovrebbe avere adesso il dibattito che pure c'è su questa faccenda come target piuttosto quelli nel contesto politico che nel corso degli anni avevano pure riflettuto, magari dopo aver cavalcato Mani Pulite, però su quello che aveva significato sul lungo periodo, proprio in tema di invasione di campo da parte della magistratura, e magari erano arrivati a riconoscere che c'era insomma da discutere sul ruolo assunto dalla magistratura, dalle procure in particolare. Insomma, forse quel comunicato e questo dibattito non dovrebbe puntare il dito nei confronti di quelle parti politiche e dire attenzione, voi che oggi in morte di Borrelli avete riscoperto le virtù progressive di Mani Pulite, non eravate quelli che magari 3 anni fa invece ci avevano riflettuto e avevano constatato che quella stagione aveva portato a uno squilibrio istituzionale? Cioè, i veri soggetti di un dibattito di questo genere non dovrebbero essere quelli che dovremmo portare poi a discutere invece della riforma costituzionale, della separazione delle carriere, della riscrittura del CSM, dicendogli guardate, non è che potete ad ogni evento dimenticare quello che magari faticosamente eravate riusciti anche ad elaborare nel corso del tempo. A sinistra, tanto per essere chiari, non gli si doveva dire che fate? Come riesumate un'anima girotondina che invece avevate, non parlo ovviamente di quelli che forse sono i più diretti eredi dei girotondini, cioè i 5 Stelle, ma parlo del PD, tanto per essere chiaro. A loro non bisognava dire, ma come sarebbe a dire, adesso riscoprite questa bellezza di Mani Pulite che invece qualche tempo fa avevate cominciato a riconsiderare? Ma certo, ma glielo possiamo ancora dire, non è che... Glielo dobbiamo dire. Glielo dobbiamo dire. Certo, l'opportunismo politico lo conosciamo bene, tende a creare consenso anche con qualche deriva servilistica verso il potere giudiziario, e quindi è un rapporto malato, un rapporto che tante volte non è fatto di indipendenza, non è fatto di autonomia, non è fatto di la separazione dei poteri. È un principio straordinario nelle costituzioni democratiche, ma poi almeno in Italia si scontra con una realtà in cui lo abbiamo visto e noi lo conosciamo da decenni, in cui il rapporto magistrato-politico è tante volte fatto di questi opportunismi. Quindi condivido la tua riflessione. Certamente dobbiamo richiamare un po' soprattutto una certa sinistra. La sinistra sappiamo è fatta
di liberali, di libertari, ma è fatta anche di molti adulti. È fatta di un mondo molto variegato anche in ambito di politica giudiziaria. Insomma, questa polemica con ANM forse andrebbe adesso rimisurata non tanto per fare a paccare con l'ANM, quanto per far assumere a questa questione una dimensione di carattere politico più ampia, che coinvolga altri soggetti, altri protagonisti. È una domanda. Sai, ANM oggi forse ha una posizione con l'attuale presidente, per certi aspetti anche più chiara nella sua radicalizzazione. Ricordiamo, il dottor Poniz giudica eversiva l'ipotesi della separazione delle carriere, non semplicemente contrario, come sono molti all'interno dell'ANM, ma la considera proprio un'eversione. Lo dico con il rispetto verso il presidente dell'ANM, però questa è la sua posizione chiara sull'ordinamento giudiziario. Quindi forse oggi il problema anche nostro, come ci rapportiamo con l'ANM, in parte risolto da loro, nel senso ce l'hanno risolto loro. Che poi Poniz, per avventura o per caso, era anche il redattore di quei 30 punti dell'Associazione del Nazionale Magistrati sulla riforma del processo, che poi noi ci proponemmo di mettere in fuorigioco. Ah no, certo. Poi hanno anche forse oggi un peso diverso nei rapporti con la politica. ANM un tempo, secondo me, aveva una capacità di influenzare le scelte politiche diversa. Anche questa proposta di riforma, se noti, forse ha altri suggeritori. Ecco, adesso non voglio fare una banale dietrologia, però se pensi che il dottor Maddalena, credo che sia... in pensione oggi, magistrato stimatissimo, ma legato oggi a Autonomia e Indipendenza di Davigo, e insomma questa codificazione della sua circolare mi fa pensare a influenze più che legittime. Non è che è vietato che Bonafede prenda spunto da un pensiero esterno al proprio ministero, fa benissimo, però credo secondo me Bonafede prende più spunto direttamente da Davigo che non da Maddalena, probabilmente certo. Ce n'è uno più vicino ancora, però Maddalena è legato a Davigo, quindi... è un po' più schietto di Davigo su alcune cose, va bene, sì, certo. Benissimo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, spero sia stata interessante per chi la sentirà. Grazie, grazie. Ciao.